La gente ha paura, teme di ritrovarsi protagonista di scene viste di continuo in TV. Scene di sangue, terrore, morte e distruzione. Il terrorismo influenza molti rispetto alla meta da scegliere per le proprie vacanze. Alcuni invece non hanno paura e sarebbero pronti a partire per ogni dove. C'è però un elemento che mette d'accordo tutti. Si ha coscienza del fatto che gli attentati possono verificarsi ovunque, nessun territorio immune, neanche la Campania. E dopo i fatti di Nizza, anche in provincia di Salerno si alza il livello di allarme. Per prassi è così in Italia e nel resto del paese. È un territorio, quello del Salernitano, dove tra l'altro dopo le precedenti stragi, quelle di Parigi e Bruxelles, la polizia era riuscita a rintracciare, a Bellizzi nello specifico, un cittadino algerino destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Belgio, secondo le quali l'uomo era implicato in una rete che produceva falsi documenti che sarebbero stati utilizzati anche da alcuni terroristi coinvolti negli attentati di Francia e Belgio, appunto. Fatto che già allora impose un'attenzione ancora più capillare nella piana del Sele. Nessun allarme sociale, solo la necessità di monitorare. A Salerno città intensificati controlli nei pressi di quelli che sono considerati obiettivi sensibili, in particolare Stazione Centrale, Porto, Teatro Verdi e Duomo. Preferisco stare qua, almeno tra virgolette siamo un po' più sicuri, ma se dovevo andare fuori preferisco stare qua in costiera. Ecco, qua si sente sicura, nessuna zona è davvero immune da un possibile attentato. Mai dire mai. Da quello che vediamo dalla televisione ormai non siamo più nel sicuro né qua o altrove. Io non andrò in vacanza perché ho paura, non sono andata neanche in viaggio di nozze. Non l'ho proprio programmato perché non avevo intenzione. Volevo andare in Germania dai miei parenti. A Natale scorso, ma comunque non sono andata. Quindi questi attentati comunque stanno un po' rallentando il turismo, si ha paura davvero? Certo. E qui invece si sente sicura, in costiera, a Napoli, ecco... Ma io mi sto muovendo poco in realtà, nei posti troppo affollati non vado. Oggi come oggi non ci sentiamo più sicuri da nessuna parte, io penso che non dipende dal luogo, anche perché comunque siamo pieni di extracomunitari e quindi non ci possiamo girare, non ci possiamo, dove andiamo li troviamo, abbiamo bimbi piccoli e quindi la nostra paura oggi sono loro. Onestamente non ho paura degli attentati, non possiamo rimanere fermi per paura che succeda qualcosa. Anche perché può succedere ovunque. Esatto, quindi potrebbe succedere benissimo anche a Napoli, a Salerno. Anche la Francia potrebbe essere una meta. Anche la Francia potrebbe essere, anche Parigi. Io lavoro fuori, quindi per me è indifferente la cosa. Dove lavora? Io Milano, quindi è un centro che potrebbe essere facilmente attentabile, quindi per me è uguale la cosa. Io non ho paura degli attentati, però non andrei all'estero per una questione di paura di volare. Quindi solo per quello. In Italia invece si ha paura? C'è comunque quando si va in un posto più affollato o in città più grandi come Napoli? Non ho paura, no. No, se deve succedere, succede. Non ho paura. Andrei volentieri, la paura c'è purtroppo, però può capitare ovunque, voglio dire, anche in una città italiana, ahimè. Quindi il desiderio c'è, la paura resta. Non ho paura. Può succedere dovunque? Sì, anche qua, quindi è inutile. Italia sempre, sempre e comunque.